L'insonnia è una patologia sempre più diffusa, ne soffrono oltre 6 milioni di italiani ed il dato è sottostimato, e che interessa le intere 24 ore e non solo il riposo notturno. Per curarla c'è un nuovo farmaco, Daridorexant. Ai margini delle presentazioni di questo nuovo approccio terapeutico per l'insonnia, ne abbiamo parlato con la dottoressa Laura Palagini. Ci descrive qual è l'impatto dell'insonnia sulla sfera psicologica e sulla vita quotidiana? Allora, diciamo che c'è stato un cambio di paradigma di recente, perché prima si pensava che l'insonnia fosse un disturbo limitato alla notte. Io stessa ho iniziato a fare medicina circa 30 anni fa ormai e si pensava solo alla notte. Adesso sappiamo, abbiamo recuperato il concetto che il sonno e la veglia fanno parte della solita dimensione, anche se era, diciamo, intuibile già da tempo, comunque non ci pensavamo. Quindi adesso l'insonnia è un disturbo della notte ma anche del giorno, e quindi dormendo male ci sono delle conseguenze ovviamente a livello cognitivo, lo sappiamo, succede a tutti noi, attenzione, concentrazione, quindi affrontare le attività lavorative, scolastiche diventa un problema, ma soprattutto durante la giornata ci sono problemi che riguardano la sfera emotiva, in modo particolare perché viene a mancare la funzione del sonno, che è estremamente importante per la regolazione delle emozioni, e quindi ovviamente i nostri pazienti potrebbero essere più nervosi, con irritabilità, in tendenza all'impulsività, alla reattività emotiva e alla disregolazione emotiva. Oltre a questo, spesso le persone possono essere demoralizzate, non proprio depresse, ma giù di morale, perché ovviamente non riescono più ad andare avanti nella loro vita. E, oltre a questo, hanno anche magari dei sintomi somatici, che sono stanchi, quindi mettendo insieme sintomi emotivi, cognitivi e somatici, ovviamente l'insonnia è un disturbo soprattutto del giorno, invalidante. Perché si chiama patologia delle 24 ore? E come può una persona capire se sta soffrendo di insonnia o se ha una semplice mancanza di sonno? E cosa fare evitando appunto il fai da te? Allora, è una patologia delle 24 ore perché appunto ha i sintomi notturni e anche diurni, quindi si recupera la dimensione sonno-veglia. E poi, diciamo, la nostra società è fatta di persone che dormono poco, la società occidentale è organizzata ad un sonno monofasico in cui noi cronicamente siamo deprivati di sonno, dormiamo circa un'ora in meno rispetto ai nostri antenati. Ecco, questo ci fa dormire meglio perché la mancanza di sonno, poca insomma, dà maggiore spinta al sonno. Invece gli insonni soffrono, stanno durante la notte svegli, la mente è sveglia, vorrebbero dormire ma non ci riescono. Quindi questa è la differenza, la paura, la sofferenza, la voglia di dormire e non riuscirci. Questo essere incastrati nei sintomi notturni e diurni differenzia l'insonnia da una semplice deprivazione di sonno. Purtroppo culturalmente, questo dà la colpa a noi clinici e anche ricercatori, abbiamo parlato poco di sonno, per cui si pensa che sia quasi normale non dormire e si ricorre spesso in prima battuta, invece di andare dal medico, al fai da te. Quindi il mio amico, anche lui soffre di insonnia, cosa prende? Il mio vicino di casa cosa prende? Fammelo provare. Tutti questi tentativi, senza andare a fare una valutazione insomma da un medico esperto o comunque da un medico in generale, porta a dei fallimenti, perché uno prende un po' tutto quello che gli viene consigliato e pensa di non poterne più uscire. In realtà l'insonnia, come sappiamo bene, ha delle linee guida ben precise e quindi va trattata secondo queste linee guida. Adesso abbiamo fortunatamente un nuovo farmaco che porta anche una rivoluzione completa.